In Sid Meier's Civilization 6, Pietro il Grande guida la Russia. L'abilità speciale della Russia garantisce a tutte le città fondate un territorio più ampio in partenza, e tutte le caselle di tundra forniscono produzione e fede extra. L'unità speciale della Russia è il Cosacco, un'unità di cavalleria con maggiori valori di combattimento e con la capacità di muoversi anche dopo aver attaccato. Questo è un fattore molto interessante perché permetterà di portare la nostra cavalleria in posizione difensiva e quindi eviteremo di danneggiarla ulteriormente dopo aver attaccato un'unità nemica. Il distretto unico russo sarà la Lavra, che opererà come distretto religioso. Ogni volta che un grande personaggio sarà utilizzato all'interno di una città che detiene una Lavra, la città aumenterà i propri confini di una casella. Queste caratteristiche mi hanno subito portato indietro nel tempo, quando con Civilization 5 giocavo con Pocatello degli Shoshoni. Una strategia larga e rapida, in questo caso permetterebbe alla Russia di diventare molto presto una potenza economica notevolissima, potendo contare su molte più risorse rispetto a quelle detenute dagli avversari. Inoltre, i bonus alla tundra faranno sì che la Russia tenderà ad espandersi lungo i poli attraverso estesi territori, il sogno di ogni city spammer dalla notte dei tempi. L'abilità speciale di Pietro è chiamata la Grande Ambasciata e determina maggiori bonus alle rotte commerciali tra le città russe e le civiltà con un maggior sviluppo scientifico o culturale. Ogni volta che Pietro commercerà con un partner più sviluppato, le rotte commerciali garantiranno punti scientifici e culturali extra. Osservando questa abilità, credo che le partite con la Russia saranno estremamente divertenti, anche se forse non troppo semplici in fase iniziale. Espandersi troppo, o troppo in fretta, infatti, spesso conduce a crearsi molti nemici, mentre la Russia di Pietro ha bisogno di buoni alleati da proteggere e con cui stabilire buoni rapporti commerciali. Una strategia potrebbe essere quella di mirare la vittoria scientifica dopo aver giocato largo e pacificamente, oppure quella di costruire un impero così esteso da supportare la più grande armata del mondo e alla fine ottenere una dominazione. E voi come giochereste con Pietro il Grande? Grazie per aver guardato questo video e a presto!